Amici ed amiche di YouTube, un caro saluto a tutti e benvenuti in questo secondo appuntamento qui con la serie dedicata a 3D Life Simulator 2. Come sempre ringrazio gli sviluppatori ancora una volta per avermi donata la key. E oggi, in questo episodio, innanzitutto voglio augurarvi buon sabato e buon fine settimana. Oggi ci dedicheremo al reparto ortofrutticolo. Quindi questo episodio lo dedicheremo al nostro Morino. Quindi andiamo prima di tutto ad aprire il negozio e poi dobbiamo fare un paio di acquisti prima di andare avanti. Ovviamente dobbiamo acquistare l'espositore per il reparto di ortofrutta. Ovviamente per il momento lo acquisteremo usato, poi nel corso dell'avanzamento di questo gioco ovviamente inizieremo anche un po' ad ampliare quello che è la parte logistica, diciamo così. Allora, off camera ovviamente mi sono portato avanti un po' di cose, infatti ho un po' rimesso a posto gli scaffali, insomma mi sono portato un po' avanti i progressi, e quindi oggi ho pensato appunto di dedicare questo episodio lo dedichiamo al Morenoski e Tuz. Vi ricordo ovviamente che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente a trovare il link che vi permetterà di acquistare giochi scontati fino al 70% e naturalmente, messaggio promozionale, vi invito a visitare ed acquistare i prodotti dell'azienda agricola I Piani Bio. Visitate il sito www.ipianibio.it e acquistate con fiducia, mi raccomando. Allora, facciamo così. Adesso ci mettiamo in macchina e andiamo subito a fare questo acquisto qua. Ok, cosa molto importante, ricordatevi di lasciare sempre un residuo in cassa di 100 euro al giorno, perché naturalmente bisognerà pagare il collaboratore. Allora, ho intenzione di acquistare questo espositore usato, poi dobbiamo prelevare un po' di contanti perché ci servono, quindi preleviamo, credo che 300 dollari o euros dovrebbero essere più che sufficienti per andare un pochettino a riempire il reparto ortofrutticolo. Ovviamente non potranno mancare le mitiche cipolle del Morino, che saluto naturalmente, che vi invito ad iscrivervi al suo canale. Mi raccomando, se non siete iscritti a questo canale vi ricordo di farlo, è totalmente gratuito, attivate le notifiche. And so, hi everyone, welcome to this video, thank you so much to people that are following my social media channels, and if you are not the one, you will find in the video description a few links, and you will find my social media channels links, a link where you can buy games with a lower price, and you will find a link where you can buy the genuine and real bio food by I Piani Bio. So visit the site and don't forget to let me know
everything, and leave a comment if you want to suggest me something here in this game. Ovviamente, come sempre faccio, fatemi sapere se volete suggerirmi qualche altra cosa. Allora, iniziamo a vedere un po' i prodotti che ci abbiamo a disposizione. Quindi, allora, vediamo le cipolle quando ci costano, e deve essere la prima cosa. Ok, $25. Ecco qua, abbiamo iniziato ad accontentare anche Morino con le cipolle. Poi, questo è alto. Ok, le patate. Ecco qua. Cerchiamo un attimino di venire incontro anche alle esigenze della clientela, perché mi sono reso conto che ci sono pochi articoli del reparto ortofrutticolo, e quindi oggi andremo a fare un piccolo implemento, naturalmente oltre ad effettuare gli acquisti degli altri prodotti industriali, quindi già preconfezionati. Allora, questo abbiamo i peperoncini, 30. Allora, direi di prendere l'insalata qua, salads, dove sta? No, un po' carole. Eccolo qua, cavolfiori, alto. Ok, prendiamo la lattuga allora. Poi prendiamo le mele. Un po' caruccio costa questo. Tropical melon, no. Allora, le mele le abbiamo prese? Sì. Le pere, che 92, mamma mia, quanto costa. Allora, 220. Allora, prendiamo i meloni, e prendiamo anche le anche. Ok, voglio, adesso dobbiamo andare subito, salutiamo il nostro Peppino o Parumare, ovvero Peppino er fruttivendolo, e ci dirigiamo subito al nostro negozio di frutta e verdura. Anzi, mi sa che devo prendere pure qualche altro espositore, mi sa. Sperando di recuperare ovviamente i viccioli, ovvero e paparella. Now I will go to the shop, and finally we will prepare the corner about vegetables and so on. Allora, ok, direi che possiamo andare a prendere un altro espositore qua, perché ne abbiamo in abbondanza di prodotti. Ecco qua, 125, perfetto. Ho cappato il, adesso andiamo subito al negozio. Invece abbiamo il nostro Jean-Pierre, mamma, quello mi sa che è Vincenzo. Il figlio di Giginiello. Un nome è una garanzia. Allora, andiamo dietro qua. Ecco qua. Quest'auto non so perché, ma dà sempre l'impressione di avere gli pneumatici leggermente sgonfi. Allora, il reparto ortofrutta lo mettiamo qui in mezzo.
poi eventualmente lo andremo a riposizionare. Allora, uno qua e un altro proprio qua a fianco, ecco qua. Dopodiché mettiamo, iniziamo a riposizionare tutte queste cose e iniziamo anche l'allestimento. Vi ricordo naturalmente che tutto ciò che verrà posato a terra non sarà acquistato, quindi sarete obbligati assolutamente ad appoggiarlo su qualcosa, che sia un mobiletto, che sia uno scaffale, eccetera eccetera. Ok, l'ultimo. Allora chiudiamo la porta qua, facciamoci un attimo, ci mettiamo un attimo a posto, perché qua e iniziamo. Allora vediamo un po' cosa hanno chiesto. Sugar, pepper, ok, questi sono gli articoli che bisogna andare ad acquistare da Jabber, da John B. Poi mettiamo, ah, ma qua c'è sta ancora, ah, questi sono le arance, arancia. Arancia rossa di Sicilia. Beh, bella ambare. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. Mi raccomando, acquistate con fiducia il vero cibo biologico al 100%. 100% italiano naturalmente, perché come dice il famosissimo spot pubblicitario, lo si trova alle pendici del Monte Cucco, nella splendida regione Umbria. Moreno, guarda, guarda che belle cipolle, guarda Moreno, guarda come sono belle grosse, voglio quante merende ti puoi fare qua. Tenga patana, mille lino fascia. I fascetti, che sarebbero i fasci di insalata. Le patate, a fascetti. Tenga insalata bella, tenga insalata fresca. Acquistate l'insalata. Anzalata, anzalate Maracoz. Ui, che fa questo? Oh, ah, c'ha miseria. Moreno, tutta colpa del, tutta colpa tua. Ecco qua, hai fatto ingeppare a macchinette, a macchinette. Ecco qua, carote. Oh, queste c'ha le carote. Ma che carote sono queste? Sono carote strane. I carotti questi sono, allora. I carotti. Oh. Ui, ui, giovanotto. Ecco qua. Ah. Ho
ovviamente vorrei consigliare agli sviluppatori di permettere di poter vendere anche l'automobile quando non ci serve. And so I want to suggest to the developers allow us to sell the car while we are, if we want to sell or if we want to buy a new one. Allora, arrivato al secondo, però non solo questo, ma io direi che gli mettiamo anche qualche altra cosuccia qua. Sull'espositore. Allora, vediamo un po'. Allora, innanzitutto... vediamo un po'. Upgrade, allora. Energy drink. Ok, 300. Allora, io direi di investire un po' di più. E mettere 375, quindi mettiamo l'espositore per gli accendini più l'espositore con le bevande energetiche, ci servono a 375. Quindi andiamo allo sportello Banco Pazzo. Pazzo, ho detto pazzo come folle, e noi ci dissociamo dai malpensanti e molleggiamo la testa al ritmo di blues. Abbiamo detto 370, ecco qua, perfetto. Ok, allora andiamo ad acquistare questi altri due espositori, queste altre due tipologie di merci che in qualche modo ci permetteranno di ammortizzare e recuperare un po' di spese. 2,95, perché? Ah, è vero, sì, 75, giusto. 2,95. No, è $5. Andiamo di nulla. Allora, facciamo così. Andiamo a incassare $200, così poi trasferiamo anche quello che ci serve. Quindi, allora, abbiamo detto 200. E poi qua ne carichiamo 5. Ecco qua. 300, giusto, giusto. Allora, andiamo al negozio, acquistiamo questo, quest'ultimo, facciamo quest'ultima, quest'ultimo investimento, poi naturalmente ci salutiamo e vi do l'appuntamento a sabato prossimo. Ecco qua, dovremmo iniziare a guadagnare qualcosina di extra. The money. Capparogiro, ragazzuoli. E quindi aspettiamo che questo cliente faccia la sua spesa. Oh, perfetto. Allora, ringrazio naturalmente tutti quanti voi che avete guardato questo video. Mi raccomando, se non vi siete iscritti al canale, fatelo, è totalmente gratuito. Naturalmente vi aspetto anche sul mio canale Twitch,
non dimenticate di iscrivervi ai miei canali social. Detto questo, io vi saluto e state buono, adio, ciao!